Si registra un nuovo record per le esportazioni agroalimentari made in Italy, anche se permane un importante disavanzo commerciale. Lo scorso anno, tra prodotti dell'agricoltura, cibi e bevande, l'Italia ha esportato oltre 38,3 miliardi di euro, facendo registrare una crescita del 4% su base annua. L'analisi di CIA Agricoltori Italiani sottolinea come circa i due terzi delle vendite estere, pari a 25,1 miliardi di euro, siano state realizzate all'interno del mercato comunitario. La Germania, con 6,7 miliardi, si è confermata il primo sbocco commerciale. Le esportazioni oltremanica, nonostante i timori e gli allarmismi per la Brexit, puntualizza la CIA, sono valse oltre 3,2 miliardi di euro. Sulle tavole dei consumatori statunitensi è giunto un decimo delle spedizioni italiane, per un valore complessivo che ha superato i 3,8 miliardi di euro, praticamente azzerato invece il mercato russo. Giunge poi il dato saliente dell'intera analisi CIA. Sul fronte delle importazioni si legge: l'Italia ha visto l'ingresso di circa 42,9 miliardi di euro tra prodotti dell'agricoltura e alimentari provenienti da paesi dell'Unione Europea, dai territori del sud-est asiatico e dell'America Latina. Questo scenario si è tradotto, conclude la CIA Agricoltori Italiani, in un deficit commerciale superiore ai 4,5 miliardi di euro. I fondi del Patto per la Calabria sostengano le filiere agroalimentari strategiche e la realizzazione delle infrastrutture quali le reti irrigue, indispensabili per un'agricoltura di qualità. Questo quanto affermato da Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria, in riferimento al 1,2 miliardi circa messi a disposizione dal governo per il rilancio della regione. La crescita del PIL calabrese, dovuta proprio all'agricoltura, fa del settore primario quello centrale per il futuro del territorio, ha aggiunto Molinaro. E gli interventi sulle reti irrigue determinerebbero circa 40.000 potenziali nuovi posti di lavoro. Sarà quindi fondamentale abbandonare logiche assistenzialiste puntando sulla qualità dei progetti. L'Italia è il principale produttore europeo e secondo mondiale di grano duro destinato alla pasta con 5,1 milioni di tonnellate su una superficie coltivata pari a circa 1,4 milioni di ettari. Puglia e Sicilia da sole coprono il 41% della produzione nazionale, seguite dalle Marche. Nonostante ciò, 2,3 milioni di tonnellate di grano duro arrivano dall'estero ogni anno, con un aumento del 2,3% nei primi 10 mesi del 2016.